Siamo qui con Sara Fraccaroli, pedagogista. Quale ruolo svolge lei all'interno del Movimento? Buongiorno, io all'interno del progetto Movimento sono il presidente di questa associazione e che ormai dal 2005 ha consolidato un certo tipo di attività neuromotoria per lo sviluppo dei prerequisiti scolastici e dal 2013 abbiamo fondato questa associazione che serve a che ci è servita come struttura per informare su questo tipo di pratica per i bambini dai 3 ai 6 anni, per lo sviluppo proprio motorio per i bambini dai 3 ai 6 anni ed è un'associazione che ha come obiettivo la formazione di insegnanti, di educatori, di tecnici sportivi. Qual è lo scopo di questa conferenza? Lo scopo di questa conferenza è fare luce su una proposta, un'alternativa, una pratica che noi facciamo ormai da un po' di anni e che ormai è un po' diffusa, abbiamo tante sedi in tante parti d'Italia e vogliamo farvela conoscere. A chi sono aperti questi incontri? Questi incontri, per quanto riguarda il progetto Movimento, appunto è riferito ai bambini 3-6 anni e con sviluppo tipico o è aperta a tutti i bambini ed è un'attività proprio che spinge allo sviluppo dei prerequisiti scolastici, quindi per far sì che lettura, scrittura e calcolo avvengano nella maniera più soddisfacente nel loro futuro, nella loro carriera scolastica.